Premetto che questo non sarà un video tecnico, tutt'altro, una chiacchierata dopo aver avuto l'occasione di testare per alcuni giorni la Panasonic Lumix LX100. Non è una macchina nuova, è uscita svariati anni fa, però come vi dico sempre, in realtà una macchina fotografica, nel momento in cui è realizzata con consapevolezza e ha una buona qualità, vi permette di ottenere tutto ciò di cui avete bisogno. Sia dal punto di vista foto, sia dal punto di vista video. Questo non sarà un video tecnico per un semplice motivo. A mio parere il target a cui si riferisce questo corpo macchina, questa compatta, avanzata, di fascia alta, è semplicemente uno: chiunque. Quindi chi si approccia per la prima volta alla fotografia e non conosce ancora i termini tecnici, oppure chi ha già una macchina fotografica e necessita di un secondo o di un terzo corpo macchina, magari per il viaggio, per la street photography o per i video. E sottolineo per i video, perché Panasonic mi ha veramente stupito. Non avevo mai avuto l'occasione di testarle in maniera un po' approfondita e vi dico una cosa: molto probabilmente in futuro farò qualche piccolo cambiamento e mi procurerò proprio una Panasonic per realizzare i video del mio canale. Una piccola info che potrebbe interessare: ad agosto di quest'anno Panasonic ha presentato la LX100 versione 2, quindi a brevissimo uscirà un aggiornamento, una miglioria della macchina che vi sto proponendo, di cui vi sto parlando in questo video. Allora, dal punto di vista dell'estetica, per iniziare, è molto carina. C'è veramente poco da dire. Per quanto riguarda l'ergonomia, il grip è ottimo. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, darei sicuramente un bel 9. L'obiettivo, ovviamente, essendo una compatta, non è intercambiabile. C'è lo zampino di Leica, quindi la qualità è veramente sublime, c'è poco da dire. Questo è anche un punto di vantaggio, soprattutto per chi si avvicina al mondo della fotografia e non ha la più pallida idea di che focale approcciare. Quindi nel momento in cui hai quella focale che parte da un piccolo grandangolo fino ad un piccolo tele, hai più o meno tutto il range che ti serve per portare a casa qualsiasi tipo di risultato e poter praticare qualsiasi tipo di fotografia. Per quanto riguarda la gestione software e la gestione dei tasti presenti, anche qui non ho avuto particolari problemi. Forse giusto il tasto per avviare la ripresa video potrebbe essere posizionato in un punto un po' più ergonomico, soprattutto per chi realizza vlog e quindi inevitabilmente tiene la macchina puntata verso di sé. Lato fotografico: autofocus velocissimo, mi ha veramente stupito per essere l'autofocus di una compatta. Per quanto riguarda la distanza minima dell'autofocus è di circa 3 cm, quindi automaticamente viene da sé che è un'ottima macchina anche per giocare e sperimentare un po' il mondo della macro photography, tra l'altro ottenendo una nitidezza veramente veramente interessante. Per quanto riguarda la vignettatura, a mio parere c'è, non è proprio pulitissima, ma è qualcosa di facilmente risolvibile in fase di post-produzione. Mi ricollego alla post-produzione e parliamo dei file RAW. Io l'ho trovati veramente molto gestibili, nel senso che ovviamente c'è di meglio, questo è sicuramente da dire. Sono riuscito comunque a gestire sempre bene le luci, le ombre, le esposizioni, senza andare a distruggere le fotografie. I colori a me piacciono tanto, perché sono colori molto neutri, sono colori molto bilanciati. Il bilanciamento del bianco automatico ragiona e funziona molto bene, quindi anche questo è un punto di vantaggio, e qui andrei a ricollegarmi al lato video. Uno dei punti di eccellenza assoluta di questa macchina compatta: nitidezza ottima, autofocus veloce e sicuro, colori veramente reali. Finalmente dei colori neutri, che è possibile lavorare facilmente in fase di editing, senza stare ad impazzire, senza andare a perdere dettagli o rovinare troppo il video. Quindi sul video, ragazzi, ho veramente zero osservazioni da fare, se non le solite che andiamo sempre a fare su compatte di questo tipo, ovvero manca l'ingresso jack per un microfono esterno e non c'è la possibilità di ruotare lo schermo di 180 gradi. Questa è un po' una pecca. Allora, io ho provato a vloggare, adesso vi manderò anche la clip in modo che potete anche sentire l'audio della macchina, che a mio parere per vlogging non è male, per altre situazioni sicuramente c'è di meglio, e devo dire che anche sul viso tiene ben saldo il focus. A volte ha qualche esitazione, è più che normale, a mio parere è perdonabile. Occhio anche al flare, perché mi sembra che soffra un pochino i raggi del sole diretti, quindi se non volete creare effetti creativi o cose di questo tipo, state ben attenti. Eccomi qua, prova sul campo per quanto riguarda la Lumix LX100, ovviamente di Panasonic. Sono lungo un corso d'acqua, come potete sentire e vedere,
quindi la situazione audio è veramente sfavorevole alla macchina. Sto utilizzando ovviamente il microfono integrato e come accessori di terze parti solamente un piccolo manfrottino di quelli portatili per ergonomia, per comodità. Per quanto riguarda i settaggi della macchina, sono a 25 fotogrammi per secondo in Full HD, completamente settata in automatico. Ho fatto ciò perché ritengo che possa essere veramente un test utile per chi vuole vloggare o per chi vuole realizzare video senza sbattersi troppo sul concetto di diaframma, tempo, ISO, eccetera, eccetera, ma concentrandosi più sul contenuto, su una bella inquadratura o fattori di questo tipo. In più, per aggiungere problematiche, per mettere veramente alla prova la macchina, è mezzogiorno e mezzo, quindi chiaramente la condizione di luce è piuttosto drammatica. Ora sono in una zona in ombra, però chiaramente ogni tanto il sole sicuramente vedete che arriva, quindi vediamo come si comporta anche da quel punto di vista. In conclusione, io in descrizione vi lascio il link ad Amazon Italia per poter acquistare questa macchina e il link al sito ufficiale di Panasonic per andare a scoprire la scheda tecnica e tutti gli aspetti tecnici del caso in cui siate interessati. Io ve la consiglio, ho avuto occasione di provarla e mi ha incredibilmente stupito. È un video molto sincero, non è sponsorizzato, è un mio parere personale. Provatela, se potete provatela, e vi renderete conto che per quello che è, ovvero una compatta, ricordiamoci che non è una mirrorless, non è una reflex, è una compatta di fascia alta, offre veramente, veramente tantissimo. Quindi spero che il video vi sia servito e vi sia piaciuto. Se avete domande di qualsiasi tipo, scrivetele pure qui sotto nei commenti e vi risponderò molto volentieri. Io vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.